Il gol di Carrus su calcio di rigore non è bastato alla Salernitana per conquistare la promozione in B. Finisce così la finale playoff tra la gioia e i canti di balli del Verona e dei suoi tifosi che fanno festa e la delusione dei 30.000 della Rechi e dei calciatori granata in lacrime a salutare il proprio pubblico dopo la vittoria più inutile della stagione, quella che meno è servita. La sfida della Rechi tra tensioni e paure non è stata esaltante. La Salernitana con Sottomari in campo ed un sorprendente 4-3-3 ha provato a disorientare l'avversario che, forte del doppio vantaggio costruito nella gara d'andata, ha preferito soprattutto non giocare. Così il primo tempo, interrotto per alcuni attimi per lancio di oggetti e per un leggero infortunio del secondo assistente colpito da una bottiglia d'acqua, è scivolato via tra lanci lunghi e pochi sussulti. Eppure il Verona con Berrettoni ha avuto quasi subito la palla buona per chiudere subito la contesa. La Salernitana invece si è aggrappata all'estro di Fabinho, alla voglia di spaccare il mondo di Ragusa e dalle geometrie di Carrus. I tre hanno provato a prendere per mano la squadra, mentre in difesa Murolo, peccato per l'aggressione a fine gara a Mandorlini, ha annullato Ferrari dando vita ad un duello straordinario. Partita equilibrata, insomma, anche se la Salernitana ha gestito il possesso palla chiudendo nella metà campo il Verona, quasi allo scadere l'episodio che avrebbe potuto cambiare la partita, la storia del campionato. Appena entrato in aria, Ragusa è stato messo giù da Martinarini, rigore ineccepibile come la trasformazione di Carrus. Ed il vantaggio ha galvanizzato la squadra ed entusiasmato i tifosi pronti a vivere in apnea la seconda parte della sfida. E le emozioni non sono affatto mancate, il Verona si è risvegliato giocando in modo diverso ed affacciandosi di più nella metà campo granata. Giulianus si è fatto trovare pronto sul tiro di Scaglia, deviazione provvidenziale. Poi la Salernitana ha dato il meglio di sé, ha cercato il gol, ha cercato la rete del doppio vantaggio, quella che avrebbe potuto garantire supplementari e promozione. Ma il Verona ha chiuso in cassaforte il risultato grazie alle prodezze di Rafael sugli scatenati Ragusa e Fabinho. Parate decisive, parate promozione per il Verona, non per la Salernitana che nel quarto d'ora finale, complice pure l'uscita di Carrus, si è praticamente bloccata, anestetizzata, nonostante la presenza di tanti attaccanti. E così per il Verona c'è la promozione in B, per la Salernitana soltanto un futuro incerto.